Al via il progetto a lezione di fair play della Riccione Calcio 1926, che parte puntando sulla scuola genitori sportivi. Obiettivo fare squadra con i genitori per trasformarli in veri e propri alleati, prevenendo tutte le forme di prevaricazione, le invasioni di campo, le esagerazioni che troppo spesso si verificano attorno al rettangolo di gioco e che in alcuni casi sfociano addirittura in violenza. Un progetto pilota in Emilia-Romagna che si avvale del patrocinio del Comune di Riccione e della FGC Lega Nazionale Dilettanti Emilia-Romagna e che si svilupperà attraverso un'indagine sulle aspettative dei genitori rispetto allo sport dei figli. Previsti 4 appuntamenti formativi interattivi, sabato si è tenuto il primo nella tensa struttura della parrocchia San Martino e un evento finale con un format totalmente senza barriere. Sì, per i genitori, ma giochiamo sempre tutti nella stessa squadra, quindi genitori, bambini, ragazzi, dirigenti, allenatori, perché l'obiettivo è unico, è quello di far vivere un ambiente sereno e propositivo ai nostri ragazzi che devono formarsi innanzitutto come uomini, poi anche come calciatori. E c'è una frase che spesso aleggia nei campetti, nei campi da calcio: la migliore squadra da allenare è quella, una squadra di orfani. Non sono d'accordo, i genitori possono e debbono essere un patrimonio, lo sono assolutamente. L'importante è parlare lo stesso linguaggio, lo stesso alfabeto, incontrarsi e formarsi, informarsi insieme e mettersi nelle condizioni di fare il bene dei nostri bambini, dei nostri ragazzi, senza creare pressioni che sono legate al risultato, soprattutto noi società, ma anche i genitori, e soprattutto lasciarli divertire, perché poi dopo la naturalezza del gioco del calcio, insomma, è storica e quella non se la inventa nessuno, è la cosa più efficace. Questi sono appuntamenti fondamentali, come sapete proprio il Comitato Regionale Emilia Romagna, grazie al Presidente Alberici e il Comitato di Rimini, abbiamo iniziato proprio un cammino rivolto ai genitori, un percorso perché i genitori sono parte attiva di questo sport, di questo gioco, e noi li vogliamo come alleati in questo percorso. E quindi è fondamentale che ci sia un percorso di conoscenza, un percorso pedagogico dove i genitori possono essere aiutati a svolgere il loro ruolo nel modo migliore assoluto. Un pomeriggio per dire che cosa ai genitori? Per dire ai genitori che sono un tassello fondamentale delle scuole calcio, dei settori giovanili, delle società sportive in genere, ma devono capire finalmente qual è il loro ruolo corretto affinché possano sostenere al meglio il percorso sportivo dei propri figli, affinché sia più lungo e più sereno possibile. C'è un'intera squadra di genitori? Sì, abbiamo rappresentato, abbiamo racchiuso, abbiamo schedato, direi praticamente, la squadra degli 11 genitori sportivi, punto di domanda. In realtà sono un po' antisportivi, quindi sono i genitori in questo caso peggiori, poi per fortuna non tutti i genitori sono così, ci mancherebbe, ce ne sono anche di responsabili, eccetera, però questa tipologia di genitori noi abbiamo scattato: il genitore ultras, il genitore arbitro, il genitore allenatore, il genitore guardia del corpo, il genitore psicologo, quindi chi si mette nei panni di un altro, invade il campo di un altro, invade il ruolo di un altro e quindi spesso esagera ed è controproducente assolutamente per il proprio figlio. È un incontro che ci fa pensare perché effettivamente noi vivendo dall'altra parte a volte siamo fin troppo giudicanti e non lasciamo che i bambini, io parlo per il mio che è ancora un bambino, lo vivano in completa autonomia e libertà di scegliere, di sbagliare, di pensare come vogliono loro, di litigare, di fare pace senza che l'adulto sia all'interno di questo contesto. È un'iniziativa che è assolutamente da promuovere su tutto il territorio e non una volta ma tantissime. Un pomeriggio di lezione per noi genitori, importante perché ci permette di imparare a rapportarci, diciamo, all'esperienza sportiva e calcistica dei nostri piccoli. Un bellissimo pomeriggio, è stata un'iniziativa veramente molto interessante e da genitore anche formativa, perché è giusto informare e formare i genitori su cose che accadono e dare qualche consiglio appunto per gestire meglio la situazione fuori dal campo, che non sempre, ahimè, è ben gestita. Quindi devo dire che è stata un'iniziativa piacevole e divertente, perché poi è stata messa in maniera anche divertente, e quindi devo dire è un'ottima iniziativa, sono molto contenta. Ringraziamo la società e
per queste attività che sono sicuramente formative per noi, ma anche per i nostri figli, perché così è un modo di richiamarci quando non facciamo le cose correttamente nei loro confronti e degli avversari. Mi è piaciuta, è una formazione che ci mancava e che è giusto in questo periodo e anche in quello che stiamo vivendo e che sta succedendo a volte nel mondo dello sport. Raccontavo prima, quando c'è stato un attimo di confronto, che ho ben apprezzato l'atteggiamento di una squadra avversaria qui della zona, i Delfini di Rimini, che in una partita contro i nostri ragazzi hanno richiamato un genitore che aveva semplicemente, e sbagliando sicuramente, perché come stiamo vedendo adesso non è formativo per i nostri figli, aveva richiamato l'arbitro su due falli che non aveva fischiato e il dirigente a fine primo tempo è andato a invitare questi genitori nella cortesia di non farlo e di migliorare l'atteggiamento nel confronto degli arbitri, che comunque sono parte integrante del gioco, anzi fondamentale, perché sennò molte partite non potremmo neanche vederle o giocarle. La tipologia del genitore ultras è il classico che esagera nel tifo da stadio e quindi magari vede solo suo figlio, magari attacca briga con i genitori avversari eccetera. Il genitore psicologo è quello che cerca di entrare nella mente, nella psiche dei ragazzi che magari non hanno grinta, non hanno voglia dal suo punto di vista. Il genitore guardia del corpo, che è quello che sta attaccato al figlio e assolutamente non lo molla, non riesce a staccare il cordone genitoriale che troppo spesso ci lega ai nostri figli. C'è il genitore direttore sportivo, che è convinto di sapere lui come si gestisce un settore giovanile, e quindi i forti si devono allenare coi forti, gli scarsi coi scarsi, e quindi definisce anche in maniera errata i bambini, perché non ci sono bambini forti e scarsi, ma è un percorso che ognuno percorre coi suoi ritmi e coi suoi tempi. Tutte queste tipologie di genitore si sono beccate oggi un bel cartellino rosso, però. Assolutamente sì, la cosa bella nelle vignette, nei video che proponiamo come Scuola Genitori Sportivi nelle nostre serate in giro per tutta Italia, è che sono i bambini, tra l'altro, che educano i genitori e fanno capire realmente quali sono i loro bisogni, quindi i bisogni e i sogni insieme, che spesso sono quelli solo di divertirsi, stare insieme ai propri amici, godersi la partita e non vincere a tutti i costi con ogni mezzo, come purtroppo spesso vogliono i genitori, ma a volte anche gli allenatori, perché c'è un'emergenza adulti, diciamo, in generale, non solo riguarda i genitori. Anche perché si ricordavano anche i dati per quanto riguarda chi poi arriva al professionismo e che arriva in Serie A, e sono dati che ci raccontano tutt'altro rispetto a magari quelle che possono essere delle false illusioni. Assolutamente, i dati, l'elaborazione che abbiamo fatto dai dati della FIGC fanno emergere che un ragazzo su 3.000 arriva a giocare nel professionismo, quindi tra Serie A, B e Lega Pro, e uno su 42.000 arriva in Serie A. Quindi il messaggio è: lasciateli divertire, e se li lasciate divertire senza stress, senza pressione, è più facile che possano migliorare e magari arrivare anche a buoni livelli senza necessariamente arrivare in nazionale. Però lasciateli divertire in santa pace. Assistito a qualche episodio spiacevole? Non è capitato personalmente durante le partite di mio figlio di assistere a questi eventi, ma purtroppo so che ci sono, e che sia un monito perché non succeda più. Questo tipo di evento deve far pensare più noi genitori. Un po' mi sono rivisto nel genitore allenatore, chi è che non si rivede nel genitore allenatore? E poi mi è capitato un episodio, addirittura non in una partita ma in una fase di un allenamento, quindi tra compagni di squadra c'era il genitore di uno dei bambini che in modo molto aggressivo si rivolgeva al figlio, esortandolo ad aggredire addirittura il compagno di squadra, e questo non mi è piaciuto, sì. Nella sua carriera di mamma al seguito ha assistito a qualche episodio spiacevole? Per fortuna no, in quanto al momento non abbiamo avuto, diciamo, nessun tipo di problematica, e siamo una squadra molto, molto unita, e anche tra genitori si è creato un gruppo veramente molto, molto affiatato, sia i bambini che i genitori, e quindi al momento devo dire che no, siamo ancora quelli buoni, diciamo.
Come sta andando l'annata da mamma? Diciamo che segue il figlio qui al Riccione Calcio 1926. Io sono contentissima di aver scritto Lorenzo Riccione Calcio 1926, è una realtà che ho trovato fin da subito quasi familiare, che coinvolge, che stimola continuamente i ragazzi, che fa andare avanti, che di continuo ci tiene impegnati, ecco, quindi è uno sport che tiene impegnati sia i ragazzi ma anche le famiglie da tutti i punti di vista. Sta andando bene, bene, sono molto soddisfatto della società che abbiamo scelto, dell'approccio che ha la società nella gestione dei ragazzi e del percorso di crescita che riescono a fargli fare e di come anche noi genitori stiamo cercando di rapportarci e di aiutare i tecnici della società. Ma da genitore benissimo, io faccio parte dei genitori dei bambini della scuola calcio e quindi per loro è un completo di divertimento, quindi non possiamo che essere contenti. Quando si divertono loro è la cosa più bella. L'annata sta andando benissimo, mio figlio gioca a calcio da 4 anni e quest'anno ha trovato veramente degli amici, una famiglia, e degli allenatori fantastici, una società che ci segue a 360 gradi. Io un'esperienza così non mi era mai capitata, siamo veramente molto contenti. Chiaramente la scuola per genitori è fatta per favorire il fair play anche, che è un elemento fondamentale, si è puntato molto anche a quello che è l'atteggiamento da tenere già da quando i figli sono piccoli nei confronti degli arbitri, che poi dopo è quello che sarebbe da tenere anche dopo, una volta che sono diventati adulti e una volta anche che si va a vedere una partita allo stadio senza che ci siano i figli in campo. Assolutamente, sono molto contento di questo progetto con il Riccione Calcio, che è una realtà veramente molto bella, che mette al centro l'aspetto educativo e il fair play nella propria mission del settore giovanile. Quindi sono contento di iniziare questo percorso qui. Il fair play è fondamentale, il rispetto degli arbitri è determinante, purtroppo troppi adulti, quindi allenatori, dirigenti, genitori in tribuna, tifosi eccetera, si scagliano contro gli arbitri che spesso sono dei ragazzini di 15-16 anni e il risultato qual è? Che questi ragazzi vanno ancora più nel pallone, fanno più errori, si crea più tensione, si crea più inquinamento all'interno delle partite e si crea quel circolo vizioso che va assolutamente bloccato. Sicuramente bisogna fare i complimenti al Riccione 1926 per l'iniziativa, che auspichiamo che magari si estenda anche alle altre società, ad altre società facciano un cammino analogo. Sicuramente i genitori vanno a casa con un bagaglio di conoscenza maggiore, sapendo come approcciare all'attività del figlio durante le partite, ma non solo durante le partite, anche poi quando sono a casa. Il ruolo del genitore ovviamente è fondamentale ed è fondamentale nel mondo dello sport. E questo è un progetto naturalmente della Riccione Calcio 1926 in scia con Generazione S del Sassuolo Calcio, un progetto sportivo, etico, sociale che stiamo cercando di declinando da diversi mesi con tanti aspetti. Questo è uno degli aspetti, secondo me può essere un aspetto fondamentale e che ha trovato anche riscontro nei genitori, perché in qualche modo c'era stato richiesto e insomma fin quando possiamo rispondiamo, e quindi si fa piacere anche insomma aver avuto la partecipazione. Questo è solo il primo appuntamento di quattro che sono in programma.